senza ombra di dubbio, se dovessi decidere a maggio 2022 quale sia l'azienda che ha innovato di più, soprattutto nelle scarpe veloci, darei sicuramente questo premio a Adidas, che ha lanciato negli ultimi mesi delle scarpe davvero fantastiche, a partire dalle Takumi Sen 8, ma anche le famose Prime X e, perché no, le Adios Pro 2, che sono le tre scarpe che consentono a noi podisti amatori di correre davvero velocemente. Queste Takumi Sen 8, lanciate a dicembre 2021 in sordina, ora secondo me rappresentano la migliore scelta per noi podisti amatori per correre distanze abbastanza brevi. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 199 grammi nella taglia US 9, drop 6, 33 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. C'è pure scritto oramai su tutte le scarpe veloci Adidas. Questa Takumi Sen per me è stata davvero apprezzata, soprattutto per il discreto spazio nell'avampiede, per la tomaia chiamata in Seller Mesh, che rappresenta secondo me il non plus ultra della tecnologia tedesca. Ha una linguetta racing, dei lacci piatti, ha un tallone relativamente morbido e ovviamente senza nessuna protezione, quindi non la consiglio per tutti coloro i quali fossero dei pronatori. Ha una quantità di gomma discreta, soprattutto per coloro i quali volessero correre le breve distanze, utilizzando l'intersuola Light Strike Pro schiuma, che è sicuramente non soltanto la più veloce ma anche la più reattiva. Utilizza una piastra di carbonio, ma forse non è carbonio secondo alcuni, con la classica struttura Energy Rods, ossia a forchetta. Ha un battistrada fantastico che consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Qualche giorno fa ho incontrato comunque il prodepodista Andrea Soffientini, che è venuto qui a casa mia e dal mio giardino di casa ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa. Io, come al solito, vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running. Sarebbe davvero gustoso se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni non perdetevi la recensione delle Prime X. Ciao! Andrea, per uno dei misteri della vita non abbiamo recensito le Takumi Sen 8 uscite a dicembre, le abbiamo comprate subito, infatti il video l'avevamo fatto a dicembre con la neve, ma qualche giorno fa Crippa e la Batocletti hanno fatto rispettivamente il record europeo e il record italiano, quindi è giunto il momento di recensire questa scarpa. Cosa ne pensi? E stai attento che te la lancio. Ciao a tutti, va bene, dai, sono pronto. No, vai. Ma lanciala bene, guarda te così. La lancio benissimo, te la lancio benissimo, te la lancio benissimo, te la lancio benissimo. Corta. Non ho comprato ancora il libro di come migliorare a basket, però cosa ne pensi di questa scarpa? C'è il libro di Kobe Bryant, se vuoi leggerlo. Sto pensando che la Claudia Gelsomino chiedeva che scarpa usare lei ed era indecisa tra questa o la Adios Pro 2. Ero anche io un po' in dubbio a consigliarla. È una scarpa per gare più corte, diciamo, rispetto alla Adios Pro 2. Mi è sembrata più morbida, poi non so se ai tempi l'avevamo già detto, la mescola sembra un pochino più morbida e sicuramente la suola sotto credo che sia più grippante. Comunque, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Queste qua sono scarpe adatte per atleti che vogliono fare gare più corte, quindi secondo me dalla mezza maratona fino alle 5 km sono scarpe per atleti leggeri. E per quali ritmi le utilizzeresti, visto che comunque, come hai detto, sono scarpe veloci? Fondamentalmente si riesce ad andare sotto i 3 al chilometro e sopra, secondo me ha senso usarle fino ai 4:15, 4:30 su gare più corte. Non le useresti o invece per la maratona? Guarda, sinceramente rispetto ad altre scarpe le utilizzerei. Sto pensando invece alle Adios Pro 2, che sono le sorelle maggiori, e quindi direi preferirei usare la Pro 2 che questa. Partirei da domande tecniche, dalla tomaia, che ovviamente è quasi irrilevante per una scarpa veloce, ma cosa ne pensi di questa tomaia? Tomaia super leggerissima, è molto traspirante, solita da Adidas, un po' plasticosa e un po' quella finta pelle. Il tallone come l'hai visto? È morbido o come l'hai visto? Guarda il tallone, c'è un po' di cuscinetto qua dietro nel tallone, tenere l'achille invece è praticamente libero.
non c'è nessuna zona di cuscinetti e in generale comunque non c'è conchiglia. I lacci e la linguetta invece come sono secondo te? Guarda, la linguetta è racing, i lacci sono molto basic, ti dico è un po' problematico allacciarsi le scarpe quando si è di fretta perché si continua a stropicciare la linguetta. Dire il vero, in queste Takumi è migliorato questo problema rispetto a, per dire, le Pro 2, perché è bloccata nella parte alta, è cucita nella parte alta sulla tomaia. A livello invece di intersuola, che conosci molto molto bene, cosa ne pensi? Ripeto, l'intrasuola mi sembra comunque più morbida di quella della Dis Pro 2, che ho lì sotto occhio, dopo quasi quasi le vado a tocchicciare un attimino. Sicuramente c'è un po' meno schiuma, circa 7 mm in meno nel tallone e anche nell'avampiede, questo un po' si sente sulle gare più lunghe. Invece non è chiarissimo dal punto di vista tecnico se la famosa piastra in carbonio è in realtà in carbonio. Ma poi per di più non è neanche una piastra, sono tre bastoncini e mi stai facendo venire il dubbio, visti così non sembra carbonio, però dovrebbe essere qualcosa di simile o sì, dovrebbe essere lui. A livello di flessibilità come l'hai vista e cosa ne pensi? L'unica flessibilità che ho un attimino è di torsione, e così no, zero praticamente, come giusto che sia con le scarpe col carbonio. Le raccomanderesti anche persone che sono pronatori oppure invece meglio soltanto per podisti neutri? Allora, il problema di queste scarpe come le Pro 2 è che si supina un sacco, quindi ho paura che anche un pronatore supini un pochino e poi ci dà ancora di più all'interno. Sicuramente non sono scarpe che consiglierei comunque a un pronatore in generale, ma non le consiglierei neanche ad atleti un po' pesantucci. Non hanno in effetti nessun supporto, quindi chiaramente abbiamo visto nel video dei plantari che non è proprio consigliata una scarpa del genere, chiaramente però dipende, correndo in gara magari anche 10 km potresti utilizzarla. Invece a livello di battistrada come l'hai vista e cosa ne pensi? Battistrada lo preferisco assolutamente a quello della Pro 2, mi dà un po' più di sicurezza questa intagliatura qua nell'avampiede, per il resto è praticamente uguale a quello della Pro 2. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Pregi che è una scarpa comunque divertente da utilizzare nelle gare più corte, perché comunque ti dà una buona risposta, non è troppo buttata sull'avampiede come la Pro 2, diciamo che ti fa spingere un pochino più liberamente. Invece i nostri amici e atleti italiani che hanno fatto il record italiano e europeo, se avessero utilizzato altre scarpe, secondo te che risultato avrebbero ottenuto? Boh, su questo non sono un indovino, però credo che questa scarpa aiuti anche nei cambi di direzione, cosa che invece con la Pro 2 sembra più di essere su dei trampolini. Quindi le suggeriresti comunque questa rispetto alla Pro 2? Chiaramente poi faremo un video dedicato all'argomento, ma per le distanze fino ai 10 km preferiresti utilizzare la Pro 2 oppure che cosa consigli alla tua amica Claudia? Più che sui trampolini, sui trampoli? No, diciamo che se devo fare delle curve a 2,45 al chilometro, per dire, è meglio avere una come questa. Se devo correre a 3 al chilometro, per dire che una scarpa un attimino meno precisa come la Pro 2 va benissimo. Claudia è un discorso un po' a parte perché è un'atleta davvero leggera, e sono indeciso perché se dovesse fare la maratona andrei comunque sulle Pro 2, ma in generale credo che una Takumi per le gare dalla mezza in giù gli possano far bene. La suggeriresti anche a coloro i quali appoggiano di tallone o soltanto invece a chi ha un appoggio più di mesopiede o di avampiede? Fondamentalmente comunque questa scarpa ti porta a correre di avampiede e poi diciamo che quando corri forte è davvero difficile tallonare, quindi se è una gara sui 10 km dove non mi stanco la azzarderei sicuramente. Cioè non mi stanco molto meno muscolarmente rispetto a una maratona. Invece a livello di calzata suggerisci stesso numero delle Adios Pro 2
oppure mezzo numero in meno? No, assolutamente sì, anche perché le Pro 2 è stesso numero e direi anche loro stesso numero. Secondo te, Andrea, qual è la durata di questa scarpa? Guarda, io mi azzarderei sempre sui 300-350 km. Tirarla di più diventa un po' controproducente poi. Chiaramente stai parlando di... visto che questa scarpa sarà utilizzata soltanto per le gare, immagino, stai parlando di efficienza della corsa di questa scarpa. Sì, esatto, esatto, e poi ti dirò, comunque c'è meno schiuma ed è una schiuma morbida, quindi comunque non dura così tanto. Questa la vedrei davvero un po' troppo tirata anche per fare i lenti. La suggeriresti comunque dopo i 350 km per correre i lenti oppure invece proprio la pensioneresti direttamente? No, magari qualche lavoretto in pista le potrei usare, poi è sempre un po' così soggettivo, bisogna capire come reagisce la scarpa dopo 350 km. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni, appena arrivano, se arrivano, faremo anche la recensione delle Adios Pro 3 se dovessero effettivamente lanciarle nelle prossime settimane. Eh sì, si aspettavano la gara lì a Berlino e invece non sono arrivati. Hanno detto che c'erano, però poi alla fine non si capisce mai. Il marketing ognuno lo interpreta in maniera diversa. Grazie ancora, ciao! Ciao, alla prossima!